Penso che il modello della quantità, come abbiamo visto, non ha portato i risultati che noi vogliamo e quindi dobbiamo assolutamente spostare su un modello di qualità che non è facile da fare, è difficile da fare, ma lo dobbiamo fare. Questi tre ingredienti che lei citava, il primo, dobbiamo mettere il consumo al centro di tutte le decisioni che prendiamo e secondo me l'abbiamo un po' perso di mira. Ci sono vari campi che possiamo fare là e dobbiamo ridefinire proprio le promozioni. Le promozioni in questo momento sono promozioni principalmente volantino di prezzo che non sono elementi differenzianti, dobbiamo portare le promozioni strategiche, promozioni che sono più sane, dobbiamo usare tutta la tecnologia, il big data che abbiamo perché possiamo fare dei programmi di CRM che possono fare la differenza. Dobbiamo pure rendere l'esperienza d'acquisto di un consumatore nel punto vendita migliore, quindi servizi, l'esposizione, la facilità di acquistare i prodotti, rendere gli scaffali più semplici, l'offerta, c'è troppa offerta e quindi di conseguenza dobbiamo avere coraggio di ridurre le referenze, quelle giuste. Terza cosa, c'è l'intreccio tra il negozio fisico e il negozio virtuale e quindi dobbiamo lavorare insieme con dei piani multicanale, omnichannel. Noi mettiamo tutta la nostra esperienza know-how globale a disposizione e parte sempre da capire cosa vuole il consumatore e come si muove su questo spazio. L'ultima cosa, c'è l'opportunità dei 50+. 50+ è un segmento, 50% delle famiglie in italiana sono over 50 e questo ci hanno 65-70% della ricchezza economica e penso che tutti quanti abbiamo un po' ignorato questo segmento, questo target e quindi si possono portare innovazione, fare cose in punti vendita, comunicare in modo diverso con questo gruppo. Quindi questo è mettendo il consumatore al centro. Il secondo pilastro, ingrediente, è quello dell'innovazione. L'innovazione, le categorie che innovano di più crescono 4 volte di più delle categorie che non innovano, e però c'è un angolo di innovazione che secondo me è molto importante, dobbiamo veramente premiare e spingere con molti più rischi e velocemente le innovazioni che possono espandere i segmenti, i mercati. Ci sono alcune innovazioni, ci sono alcuni settori, i mercati che hanno un grosso potenziale, siccome viviamo in un mercato che praticamente non cresce, dobbiamo veramente sfruttare queste. Infine, il terzo ingrediente, il livello di partnership. E quindi io penso che le relazioni sono buone che abbiamo. C'è una relazione buona, c'è pure rispetto, certe volte c'è pure stima, però dobbiamo alzare il nostro livello di gioco. La negoziazione ci sarà sempre, la transazione ci sarà sempre, però le nostre persone non possono stare tanto tempo a discutere virgola, deriva, quante controprestazioni. Dobbiamo per le nostre persone che spendono il loro tempo e energia a usare la testa e trovare, identificare idee nuove, vincenti, ce ne sono, ci sono idee che noi possiamo fare e implementare invece della negoziazione. Quindi dobbiamo alzare il nostro livello di gioco.